faccio io. Assessore Ferrazzano, presentate oggi il completamento di questi lavori ricomprensivi tra le vie Saba e Ungaretti qui in contrada Colle della Torre. Sì, veramente oggi con grande soddisfazione che constatiamo che finalmente i lavori di via Saba e via Ungaretti sono completati. Questo è il primo intervento che abbiamo realizzato qui nel quartiere di Colle della Torre. A questo intervento quest'anno seguiranno altri, come il rifacimento del marciapiede di via Pascoli e l'allargamento di via Manzoni per la realizzazione di alcuni parcheggi. E come dicevamo prima, nel quartiere di San Pietro, anche a Colle della Torre sarà realizzata un'area di aggregazione per le famiglie, dove saranno realizzati giochi per i bambini, un campo di bocce, in modo che le famiglie si possano ritrovare e le persone hanno anche un'attività sportiva dove poter passare un po' di tempo libero. Ecco, già qua stiamo continuando a investire su questo quartiere che veramente era da anni abbandonato e noi invece ci stiamo dando molta attenzione. Quest'anno cercheremo anche di risolvere il problema di via Manzoni, dove è stata realizzata una fogna negli anni scorsi che oggi non si può utilizzare. E vedremo tramite una perizia di poter rifare la rete fognante e asfaltare anche via Manzoni. Ecco, un'attenzione quindi particolare a questo quartiere di Colle della Torre. Approfitto anche per comunicare che con i bandi sui fondi del PNR abbiamo chiesto anche il finanziamento per la realizzazione qui nella zona di Colle della Torre di un asilo nido e una scuola materna.